Salve a tutti, benvenuti in una puntata di questa serie su GT Sport chiamata Ignoranza Volante, pericolo costante. E siamo qua. Siamo qua per questo, insomma, per questa altra puntata GT Sport. Ora io non so, per essere sincero, non so se continuerà o in mente di sostituirlo a qualcos'altro, cioè ci sono delle idee al riguardo, non saprei. Diciamo che sta diventando sempre più difficile trovare qualcosa da fare con questo gioco, insomma. Detto questo, direi proseguiamo. Dato per assodato che non fra nei professionisti non abbiamo più nulla a poter fare di nuovo, andiamo cambiando dilettanti. Dilettanti e Supra Legend. Abbiamo tre gare da fare, abbiamo questa da fare a boh, sì, per circuito che non so come è combinato. Comunque, facciamo una con la Supra. Scusate, colpi di tosse. E andiamo con questa gara. Vediamo un po'. Ora voi sapete, ormai da un po' diciamo, ho cambiato un po' la tipologia di video, insomma, prima facevo video, diciamo, andavo avanti finché non arrivavo al chilometraggio allenamento giornaliero. Adesso invece semplicemente faccio gare, diciamo, e vedo, facciamo una gara ogni puntata, vediamo come va. Andiamo avanti, vai, iniziamo questa gara, avanti. Partiamo dalla 16ª posizione, 5 giri di posizione. E vai. E si va. E si va. Passo adesso. Io premetto che è da un po' che non prendo in mano questo gioco, già è passato un po' di tempo dall'ultima registrazione. Quindi insomma già che non sono buono di mio, ma non essendo neanche allenato, immaginate voi cosa può venire fuori. Vabbè, non c'è bisogno di immaginarlo, lo vedrete adesso voi stessi durante la gara. Intanto abbiamo guadagnato un po' di posizioni, non male, qualche posizione guadagnata per questa Supra. Avanti di qua, avanti e frena, mi sa che si frena. Ah, bene, e là. Ok, ottavi, frena e accelera tanto, accelera, io non ricordo di aver mai fatto anche questo percorso, quindi non so che cosa mi attende. Per ora non sto, cioè è solo l'inizio, non ho fatto ancora particolari errori, stavo per farne uno, diciamo, questa non l'ho presa benissimo. Ok, dai che ci siamo, ok, sesto, quinto, bene così, addirittura 11 posizioni recuperate in un solo giro, bene, non male, not bad. Really not bad. Ok, però siamo calmi. Siamo tranquilli, ok. 2 minuti e 14 il primo giro. Eccola, ecco, primo. Prima vaccata che mi costa un
un po' di posizioni, per fortuna sbagliano anche loro, qualche posizione la recupero subito. Bene, sono quarto, 5 secondi di distacco, di distanza dalla prima posizione. Possiamo entrare in zona podio e ci siamo. Ok, terzi, frena. Alla, come l'ho presa male, come l'ho presa male. A posto, a posto. Che si va, frena, please, frena. Ok, va bene, va bene. Ok, ci siamo. Scusi, non volevo, mi scusi. Non volevo. Dai che primo ce l'abbiamo qua davanti. Ce l'abbiamo qua davanti, frena, permesso, mi scusi, permesso, permesso, permesso. Oh, siamo primi. Primi, olè. Adesso vediamo se riusciamo a mettere un po' di distanza tra noi e altri. Cerchiamo di mettere un po' di distanza. E frena. Ok, forse l'ho presa un po' troppo lenta, ma meglio così piuttosto che finire fuori strada. Ok, porca miseria, vai lui là, meno male. Ok, ancora primo. Mi sa che serve un attimo mettere distanza. Mamma mia, ecco, comincio a fare cavolate. Sentire la pressione. Avanti. Porca miseria. Cioè, avere una macchina ben pompata aiuta, eh. Onestamente aiuta. Frena. Avanti. Ce l'abbiamo sempre là dietro, ce l'abbiamo sempre là dietro, ce l'abbiamo sempre là dietro, frena. Olè. Frena. Torna in pista. Ullala. Ok, vai. Porca miseria, riuscirò a reggere tutto questo fino alla fine? Mantenere il primo posto fino alla fine? Non lo so, non lo so e non lo so. Tagliamo un pochino, non c'è neanche molto modo di andare in diagonale, devo dire. Non c'è granché modo di diagonalizzare. Quindi fare molta attenzione, molta. Ok. Fare molta attenzione a questa curva. Frena. Guarda che questa sono riuscito a prenderla bene. Dai, stavolta sono riuscito a prenderla bene. Sono riuscito a non uscire fuori pista. Meno peggio di altre volte. Avanti. Avanti. È tutto curve. Qua non si ci può rilassare un attimo. Non ci si può rilassare un attimo. Percorso, questo tracciato. C'ho un prurito alla testa. C'ho un prurito.
testa. 8 secondi, quasi 9 di vantaggio. Quasi 9 secondi di vantaggio, che non è male. Non è ancora un margine a prova di cavolata, ma già è un inizio, è qualcosa. Qua frena, vai, un po' di cordolo, e anche oltre, ma bene lo stesso, dai, prendi la trazione, ok, posso. Finito l'ultimo giro, adesso siamo all'ultimo giro, 11 secondi di vantaggio, abbiamo fatto il giro record, 2 minuti e 12 e 265. Frena, frena, frena tantissimo. Olè, posto. Ora c'è la curva quella brutta, la curva infingarda. Questa è infingarda. Tagliamo leggermente diagonale, ci portiamo anche un birillo. Va bene. Il polso, non me lo sento più, non sento più il polso. Lero, lilala, olè. Poi non so se effettivamente sul filo o semplicemente spostare questo a un altro giorno, un altro momento, e posso piazzare quello che ho posto di questo nella schedule, diciamo settimanale, piazzare. Un'altra cosa che ho in mente, un altro gioco che ho in mente, che veramente poi ne sarebbero due, un paio, però non so quale di due, per essere sincero. Vengono le idee, un po'. Un gioco di guida in qualche modo vorrei che ci sia, però questo non so. Tanto, andiamo di qua e poi di là. Là, olè, e di qui, poi frena, frena tantissimo, frena, no, poi ok, e frena, tantissimo frena come se non ci fossero domani, sto sudando in maniera rabbia perché tanto c'è anche caldo, c'è anche parecchio caldo, ma è fatta, ce l'abbiamo fatta, c'è, abbiamo fatta. Ah, bene. Bene così. Portiamo a casa questa vittoria. Alla fine, tra una fase, diciamo, un po' iniziale, poi meno male siamo riusciti alla fine a portarla a casa anche con buon margine. No, crediti, punti miglia, queste cose. Non abbiamo fatto l'allenamento giornaliero, ora non so onestamente se registrare la prossima gara già adesso. Aspettate qualche tempo. Vabbè, in ogni caso la registrazione la prossima gara comunque la vedrete nella prossima puntata. Detto questo, a sto punto direi molto semplicemente di salutarci qui e darci appuntamento alla prossima puntata di GT Sport. Questa è GT Sport chiamata Ignoranza Volante, Pericolo Costante. Detto questo, molto semplicemente, saluto tutti quanti voi e alla prossima.